Benvenuti al Biker Fest di Lignano Sabbia d'Oro. In attesa di essere scaricata. Che rende tutto molto ma molto piacevole ed è pieno davvero di tante tante persone che si stanno crogiolando al sole. E mi sento in vacanza, ma sono in vacanza in effetti. Il lungomare di Lignano Sabbia d'Oro, come vedete, sono tante persone in giro. Certo non è ancora l'alta stagione, ma insomma si comincia a gustare l'aria dell'estate. Devo dire che Lignano mi sta sorprendendo per la sua capacità di accogliere le persone, sia per quanto riguarda proprio la gentilezza delle persone che abbiamo incontrato lungo la strada, sia anche proprio per l'accuratezza che hanno, no? Nei confronti della propria città. È tutto molto ben gestito, tanto verde, tanti fiorellini. Deve essere una cittadina veramente molto piacevole da abitare, ma anche così da venire a visitare, insomma, quindi piacevolmente sorprendente, ecco. E poi al Biker Fest, beh, cosa si combina? Al Biker Fest, come vedete, sta arrivando un bel po' di gente, tanta bella gente, c'è di tutto un po' come al solito in questi eventi, bikers, famiglie, giovani, donne, animaletti, c'è un po' di tutto, c'è una bella atmosfera, la temperatura, come vi dicevo, regge ed è molto piacevole e l'ambiente è davvero 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 carino. Al padiglione dove le moto stanno esposte perché sono in gara ed attendono i giudizi, chissà chi è che vincerà. Come vedete ci sono tante bancarelle come un po' in tutte, appunto, in tutti questi eventi legati al mondo del custom, no? Quindi abbiamo giacchetti, abbiamo le bancarelle dove rifocillarsi. C'è un po' di tutto, un po' per tutti i gusti, ma la cosa che sicuramente non manca mai in questi ambienti qual è? Johnny Rapina, eccoli qui ragazzi, salutate su, fate un po' i simpatici, salutate i miei dolciosi sul canale. Ragazzi, vi avevo promesso che sarei passata di qui, vi ho fatto una piccola sorpresa. Ecco, siccome io sono affezionata alle vostre magliette, mi raccontate in 10 secondi che cosa combinate? Tu sei un artigiano, sì. Ti piace definirti così, lo so, perché abbiamo già fatto una piccola chiacchieratina, giusto? Giusto, giustissimo. Dimmi, sì. Cosa fai? Beh, avevo bisogno di comunicare con il mondo e quindi ho iniziato a disegnare prima per me le magliette e poi ho visto che piacevano anche agli altri, quindi ottimo. Ho continuato. E quindi non ci dormi la notte, mi dicevi stamattina, perché ti vengono in mente queste idee, quindi disegni. E poi dopo realizzi. Ogni maglia ha una storia differente, quindi accontenta un po' tutti i gusti, anche un po' tutte le storie personali, no? Perché è un po' come un tatuaggio, anche se il tatuaggio te lo togli, ma anche la maglietta deve rappresentarti in qualche modo, un modo per comunicare, uno stato d'animo. Uno stato d'animo.
E Johnny Rapina, perché ti fai chiamare così? Perché l'ho dedicato a mio papà. Ah, oh, vedi che bella storia. Mio papà si chiamava Giovanni, io lo chiamavo Johnny. Ecco. E era il direttore delle poste di Misano Adriatico, un piccolo paesino nella riviera di Rimini. E quando lui andava in ferie facevano rigorosamente sempre una rapina. E allora mi veniva il dubbio, cioè io ero piccolino, mi venne il dubbio quella volta che poteva essere lui nella banda, perché ogni volta che lui andava in ferie faceva una rapina. E c'era la rapina. E quindi io ho iniziato a chiamarlo Johnny Rapina. Johnny Rapina, fantastico, sembra la storia di un fumetto. Più o meno. Esatto. Comunque, ecco, se passate di qui a Lignano Sabbiadoro al Biker Fest, venite a trovare Johnny Rapina e non rapinatelo, ma acquistate una delle sue magliette. Anche più di una, magari. Manda un saluto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.